Ben arrivati o bentornati sul mio canale EVP. Io sono Edgars, Health Coach, Wellness Coach e Life Coach. In questo video volevo parlare velocemente della dieta mediterranea, che tra l'altro è sempre molto in voga ed è sulla bocca di tutti. Una cosa curiosa però, visto che siamo in Italia, se chiedo cosa si intende con la dieta mediterranea, tanti non sanno rispondere proprio esattamente o spiegare bene di che cosa si tratta. Certo, mi rispondono tutti che fa bene come dieta, è sana, ma in realtà nulla di più. Ho dunque deciso di spendere alcune parole sull'origine della dieta mediterranea, dei tipi di alimenti che comprende e se è davvero così salutare come molti credono. Ma andiamo con ordine. In primis, da dove viene la dieta mediterranea? E questo è ovviamente abbastanza facile da capire. Come suggerisce il nome, questa dieta ha origine da diverse regioni intorno al Mar Mediterraneo, soprattutto la Grecia, la Spagna e naturalmente anche l'Italia. Poiché si tratta di un'area piuttosto vasta e non esiste una definizione ufficiale, si tratta più di un concetto alimentare che di una dieta specifica. Inoltre, la dieta rispecchia le vecchie abitudini alimentari degli anni 50 e 60, quindi anche se in questi paesi si trovano ancora molti aspetti della dieta mediterranea, quella tradizionale, le abitudini alimentari attuali hanno adottato cibi più moderni. E anch'io mi ero chiesto quando sono arrivato in Italia del perché la dieta mediterranea è così famosa e in cosa consiste effettivamente. Dunque, cosa è la dieta mediterranea? La dieta mediterranea enfatizza il consumo di alimenti prevalentemente vegetali, come frutta e verdure, cereali integrali ovviamente, legumi e le noci. La carne rossa viene consumata solo poche volte al mese, mentre pesce e pollame vengono consumati più spesso, ovvero almeno 2 volte alla settimana. La dieta prevede anche un'elevata quantità di grassi insaturi, come l'olio d'oliva e l'olio di canola, che di solito sostituiscono il burro. Ed io, essendo belga, ahimè, lì il burro viene utilizzato molto più spesso, nella cucina. Ammetto che non mi dispiace il gusto o il modo, ma sappiamo che naturalmente è meno salutare rispetto all'olio d'oliva. Oltre al pane che viene consumato, la dieta mediterranea non prevede praticamente alcun alimento trasformato, di cui ovviamente oggigiorno ne siamo pieno. La dieta ha acquisito una certa notorietà dopo il famoso Seven Country Study, lo studio dei 7 paesi. E il Seven Country Study è stato uno sforzo collettivo di diversi ricercatori, ovviamente internazionali. E questi studi venivano fatti per rispondere a domande sulle malattie cardiache e vascolari, ovviamente, tra i vari paesi. I 7 paesi inclusi erano gli Stati Uniti, la Finlandia, i Paesi Bassi, cui fa parte ovviamente anche il Belgio, la Jugoslavia, la Grecia, ovviamente l'Italia e anche il Giappone. E lo studio ha dimostrato che gli abitanti della Grecia e dell'Italia meridionale, avevano tassi più bassi di malattie cardiovascolari. Purtroppo però oggigiorno in Italia e da qualche anno tra l'altro da questa parte ci troviamo comunque con almeno 250.000 morti all'anno causa le malattie cardiovascolari e purtroppo ahimè non sembra diminuire. In ogni caso lo studio fecero perché si pensava fosse dovuto alla dieta particolare e sebbene i risultati abbiano suscitato un certo interesse negli anni 60 e 70, la dieta mediterranea ha iniziato in realtà a prendere piede o a diventare famoso solo negli anni 90. E così diversi studi avevano confermato la validità della dieta mediterranea. E a quel punto diversi studi avevano confermato il minor tasso di malattie cardiovascolari e la maggiore longevità. Si tenga presente che negli anni 90 erano anche il periodo dell'ossessione del basso contenuto di grassi, per cui molte persone erano confuse sul fatto che una dieta ad alto contenuto di grassi, come la dieta mediterranea, potesse essere così salutare. Ora, i benefici della dieta mediterranea. In questo momento sapete da dove deriva questa dieta, parliamo un attimo dei suoi pro e contro. Ammetto che i benefici sono numerosi, ma non è nemmeno perfetta questa dieta. Iniziamo con i grassi sani.
Una parte fondamentale della dieta mediterranea è l'elevato consumo di olio d'oliva. Essendo un grasso monoinsaturo, l'olio d'oliva è estremamente salutare anche in quantità elevate. In genere è molto più indicato per il cuore e le arterie, a differenza della quantità elevata di grassi saturi e trans. Qui spesso poi ovviamente si fa un uso eccessivo, soprattutto negli Stati Uniti e nel Nord Europa, il mio paese d'origine incluso. Purtroppo, oggigiorno, anche in Italia. Questa dieta prevede anche una buona quantità di pesce grasso e di frutti di mare che contengono anche essi acidi grassi essenziali. In seconda battuta ha un elevato contenuto di vitamine e minerali. Un altro aspetto è l'elevata quantità di frutta e verdura naturalmente che si trova appunto in questa dieta. E entrambi sono chiaramente ricchi di vitamine e minerali, infatti ripeto sempre mangiate frutta e verdura. Perché loro migliorano il sistema immunitario nonché la salute in generale. Poi abbiamo le fibre. Mangiare frutta e verdura, come detto poc'anzi, in abbondanza insieme ai cereali integrali comporta anche un maggiore apporto di fibre. Quest'ultime favoriscono una digestione sana e possono aiutare a contrastare appunto il diabete. Al giorno d'oggi la maggior parte degli alimenti trasformati contiene poche o nessuna fibra ed è ovviamente il motivo per cui la maggior parte delle persone non ne assume a sufficienza, con evidenti problemi di salute di conseguenza. La dieta mediterranea contiene oltretutto pochi zuccheri. La dieta infatti agevola anche lo zucchero naturale rispetto a quello in aggiunto, ad esempio quello della frutta fresca, perché ovviamente sappiamo che il problema dello zucchero aggiunto sono le calorie, senza apportare nutrienti in particolare ed è purtroppo collegato all'aumento di peso. Una dieta dunque ottimale a prima vista. Questo per quanto riguarda i benefici della dieta mediterranea. A questo punto probabilmente vi sembrerà un'ottima idea, no? La dieta mediterranea. Lo è. Però, onestà intellettuale, dobbiamo anche dettagliare gli svantaggi della dieta mediterranea. E so che ciò che sto per dire magari non piacerà proprio a tutti, ma c'è sempre un ma. Questa dieta non è adatta a tutti e ci sono dei svantaggi. Cosa intendo? Poche proteine. Se siete appassionati di fitness, in quanto tante persone si stanno approcciando al fitness e probabilmente vuoi anche costruire muscoli per i quali appunto è necessario un apporto proteico piuttosto elevato. In teoria, come accennato prima, la dieta mediterranea sì, include alcune fonti proteiche di qualità come il pollame e il pesce, ma vengono consumate con moderazione e un elevato apporto proteico non è generalmente una priorità della dieta mediterranea. Ecco perché il passaggio di una dieta ad alto contenuto proteico alla dieta mediterranea potrebbe sicuramente portare ad un apporto proteico non ideale e potenzialmente a una perdita muscolare. And that's not really what you want, right? Altra cosa importante da sapere è che nessun controllo delle calorie. Molte persone, anzi molti professionisti anche del settore, piuttosto anche i medici, credono che la dieta mediterranea sia una dieta per perdere peso, ma non è così. Sebbene privilegiare gli alimenti integrali rispetto a quelli trasformati sia un passo ovviamente importante verso la perdita di peso, ma l'elevato apporto di grassi può comunque diventare problematico. Non perché i grassi monoinsaturi non siano salutari, anzi, ma perché sono molto calorici. C'è chi è convinto che la dieta fa bene a prescindere, ma esagera di conseguenza proprio con l'olio d'oliva. Anche in Grecia mettono l'olio d'oliva su tutto, ma proprio su tutto. Ma un cucchiaio di olio d'oliva ha circa 120 calorie e di solito se ne trovano diversi cucchiai in un'insalata greca. E queste rendono molto difficile tenere sotto controllo le calorie totali, a meno che non si controlli effettivamente e attivamente l'assunzione di grassi in generale. Poi ci sono ovviamente i fattori legati allo stile di vita e gli studi iniziali che hanno reso famosa la dieta mediterranea hanno esaminato la popolazione in generale e le loro abitudini alimentari e ovviamente anche i loro tassi di malattia. Si riteneva che le abitudini alimentari fossero la causa dei tassi più bassi di malattie cardiache e diabete, in particolare nell'Italia meridionale e in Grecia, ma naturalmente le ragioni sono sempre molteplici, perché bisogna tenere presente che anche le scelte di vita giocano sempre un ruolo importante.
E la vita nell'Italia meridionale e in Grecia negli anni 60 era molto più tranquilla rispetto alla maggior parte delle persone che ci abitano oggi. Poi c'è da dire che le persone erano anche molto più attive fisicamente e lavoravano per lo più all'aperto. Questo si traduce in livelli di stress più bassi e in una salute migliore in generale, anche se si esclude la dieta. È bene tenerlo a mente quando si pensa di adottare una dieta culturale. Non otterrete gli stessi risultati se non copiate anche tutto il resto. Qual è dunque il bilancio della dieta mediterranea? È sicuramente migliore della dieta occidentale standard, che consiste per lo più in alimenti zuccherati, trasformati peraltro, e ad alto contenuto di grassi saturi. Se le vostre attuali abitudini alimentari sono come quelle della maggior parte degli americani, allora il passaggio a uno stile alimentare mediterraneo potrebbe esservi utile. Privilegiare i grassi insaturi e limitare il cibo spazzatura è sempre una buona idea e presenta ovviamente soltanto dei vantaggi. Questo include anche l'assunzione di più fibre che aiutano a ridurre la fame e favoriscono una sana digestione. Ma se già seguite una dieta abbastanza equilibrata e magari volete anche costruire un po' di muscoli o perdere grasso, è molto più importante tenere sotto controllo l'apporto calorico complessivo e l'apporto proteico. E purtroppo entrambi difficili da ottenere con la dieta mediterranea. Poi, naturalmente, è necessario includere nella dieta frutta, verdura e cereali, come accennavo poc'anzi, cereali integrali, sottinteso. Ma non è necessario aumentare l'apporto di grassi o aggiungere olio d'oliva a ogni insalata che si mangia. Per cui, attenti e bisogna sempre e soprattutto avere in mente bene qual è lo scopo, infine. Guadagnare muscolatura, perdere peso, aumentare peso e poi abbiniamo una dieta adeguata che può effettivamente fare la differenza. Ecco dunque un piccolo riassunto per quanto riguarda la dieta mediterranea. Se il video vi è piaciuto, give me a thumbs up, iscriviti al canale, clicca sulla notification bell per essere aggiornato quando carico un altro video. Bye bye and see you in the next video. I'm out. Cheers.